L'abbiamo già visto? E diciamo che la funzione è infinitesima, data x uguale a f di x, è infinitesima finisce con 0 se definizione vale limite per x che tende a x con 0 di f di x. Se esiste il limite è nullo, allora dico che è infinitesima. Ok? Se ho due funzioni diverse, entrambe infinitesime, per x che tende allo stesso punto, questa è una f e questa è una g, si legge bene, io scrivo male purtroppo. Entrambe sono infinitesime, ma possono essere infinitesime in modo diverso. Ok? Si parla di ordine di infinitesimo. Possono succedere le seguenti cose. Se, posto che due funzioni siano entrambe infinitesime, cioè per x che tende allo stesso punto, attenzione, questo è importante, limite in entrambi i casi vale 0, se vale limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x, se il rapporto tra f e g è 0, allora dico che f, la funzione f di x, è un infinitesimo di ordine superiore a g. Se il rapporto f di x diviso g di x vale 0, f di x, detto terra terra, tende a 0 più rapidamente di g. Ok? Si annulla più rapidamente per x che approssima x con 0. Quindi f è di ordine superiore a g. Primo caso. Se invece nelle stesse ipotesi di prima ho il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x è un numero non nullo, è k diverso da 0, allora dico che f è un infinitesimo dello stesso ordine di g, f di x, no, per essere esatto. Se il loro limite tende a un valore non nullo, sono infinitesime dello stesso ordine, detto in altri termini, tendono a zero nello stesso modo. Ok? È necessario che il limite esista, sia finito e non nullo. D'accordo? In questo caso sarebbe superfluo, ma lo facciamo lo stesso. È l'inverso del primo. Se il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x diverge, se il limite è infinito, allora f è un infinitesimo di ordine inferiore a g di x, cioè g di x va a 0 più rapidamente, cioè l'inverso del primo caso, oppure se volete g è di ordine superiore a f come infinitesimo. Quarto caso,
il limite può non esistere, può non essere calcolabile. In quel caso gli infinitesimi non sono confrontabili. Esempio, vado un po' andare avanti. L'esempio che si tiene per prima, perché abbiamo già visto del limite notevole. Abbiamo già visto che il limite che si tende, per esempio, a 0, se n vale, basta sostituire la 0, se 0 vale 0. In 0 questa funzione è infinitesima. Inoltre il limite per x che tende a 0 di 0, anche x è infinitesimo di 0, e il limite per x che tende a 0 di sen x su x vale un limite notevole, vale 1. Se x e x sono infinitesimi dello stesso ordine. Cioè se x tende a 0 come x. Esercizio o domanda, se preferite. Quanto vale il limite che ci tende a 0 di x alla seconda? 0. E se faccio, quindi anche x alla seconda è infinitesimo di 0. Se confronto sen x e x alla seconda, c'è chi dice 0, c'è chi dice no. Vediamo se questo vi aiuta. La riscrivo in questo modo. Sen x su x alla seconda, posso scriverlo come sen x su x ancora diviso x. Quant'è quel limite? Il numeratore tende a 1, il denominatore è infinitesimo, il limite è infinito, la funzione diverge. Quindi x alla seconda e sen x sono infinitesimi, ma x alla seconda è un infinitesimo di ordine superiore, tende a 0 molto più rapidamente, cioè molto più rapidamente di sen x. Inferiore a x alla seconda. Questo cosa vi suggerisce? Se x su x tende a 1, se x su x alla seconda tende a 0, è infinito, pardon,
Qual è la differenza grossa tra questi due esempi? È l'esponente dell'X denominatore. E questo mi serve a quantificare l'ordine di infinitesimo. In che senso? Se x tende a 0, x alla n al limite che vale, mi fate imbrogliare molto rapidamente, vale 0 solo se n è positivo, altrimenti se è negativo o il denominatore diverge. Ma posto che l'esponente sia non numero positivo, allora è facile vedere che questo è un infinitesimo di ordine n, perché se solo sono diviso per i, lo divido per x alla n, il limite è 1 o non è finito, okay. Quindi questo è un infinitesimo di tipo standard con cui posso confrontare gli altri. Posso fare il rapporto tra una funzione qualsiasi posto che sia infinitesima in 0 diviso x alla n. Se questo limite è un k diverso da 0, dico che f di x in 0 è un infinitesimo di ordine n. Detto in altri termini, forse in modo più terra-terra, se ho una funzione che tende a 0, ad esempio in 0, ma possiamo generalizzare a qualsiasi punto, allora il tipo di infinitesimo, il tipo prende il nome specifico tramite il tecnico di ordine, l'ordine di infinitesimo, cioè la funzione tende a 0, come x alla n, come una potenza di x, se questo limite è finito non nullo. È chiaro che se io divido per una potenza più alta, se x fosse 2, se n fosse 2, f di x su x alla seconda tende a k, f di x è un infinitesimo di ordine 2, cioè si comporta come x alla seconda. Se lo divido per x alla terza, è chiaro che questo va a 0 più rapidamente di f di x, il limite è infinito. Se lo divido per una potenza più bassa, faccio f di x diviso x, il limite che ottengo è 0, perché f di x è un infinitesimo più di ordine maggiore di x, essendo di ordine x alla seconda, okay? Dire che una certa funzione è un infinitesimo di un certo ordine significa dire che per x che tende a il punto dove deve la funzione infinitesima, questa si comporta come una potenza di grado n. D'accordo? Se il punto in questione non è lo 0, questo si può facilmente generalizzare a un punto qualsiasi, sostituendo il posto di x alla n, x meno con 0 alla n, il discorso è identico. Se f di x e x tende x con 0 è infinitesima, allora dico che è un infinitesimo di ordine n se f di x diviso x di x con 0 alla n è un limite non nullo, finito, non nullo, ok? Thank you.
Prendiamo questa. Una parabola, la seconda meno 5 x più 6. E consideriamo quanto vale l'indice che tende a 2 x alla seconda meno 5 x più 6. 2 alla seconda fa 4, 4 più 6 10, 5 per 2 10, 10 meno 10 0. Questa funzione in 2 è infinitesima. Di che ordine? Che tipo di infinitesimo? È abbastanza facile dedurlo, ma insomma, per sapere in generale che ordine di infinitesimo è, devo considerare, devo trovare qual è il limite, in modo tale che il limite per x che tende a, nel nostro caso, 2 della nostra funzione, cioè la seconda meno 5x più 6, per x meno x con 0, che è 2 alla n, faccia un numero diverso da 0. Ora n non può essere 0, perché queste sono le possibilità per n. Se n fosse 0 il denominatore sarebbe 1, che non è infinitesimo. Il denominatore deve essere infinitesimo. Non può neanche essere 2. Perché? Perché se x fosse 2, d'accordo? Beh, andiamo con l'1. Se n è 1, x meno 2, x alla seconda meno 5x più 6, quanto vale questo limite? È una forma determinata, 0 su 0, okay. Ma il numeratore, essendo infinitesimo in 2, è scomponibile e ha x meno 2 come fattore. Trinomio caratteristico, scomposizione del secondo del trinomio, fatti come potete metterlo come volete, si può scomporre in x meno 2 per x meno 3. Di quello uguale al limite x che tende a 2 di denominatore x meno 2 sopra x meno 2 x meno 3. È meno 1, che non è nulla. Quindi la parabola x secondo 5x più 6 infinitesima nella scissa 2, okay, è un infinitesimo di ordine 1. Se faccio lo stesso limite di prima e invece posto di n 2, ok, mi ritrovo con al denominatore un altro x meno 2, quindi ho un numeratore che tende a meno 1, il denominatore tende a 0, il limite diverge. Cioè, se scelgo un altro n, non ho un numero che non è 0. Quindi la funzione è un infinitesimo del primo ordine, si comporta come una potenza di primo grado. Facciamo questo, posso andare avanti? Thank you.
Limite per x tende a 0 di x alla seconda per seno di 1 su x. Quanto vale questa? Cioè questo punto di interrogo di a esima o no? Sì, perché? Perché la parte del seno di 1 su x non ha limite per x tende a 0. Però la funzione è limitata, sempre compresa tra 1 e meno 1. Se una funzione limitata la moltiplico per una funzione infinitesima, qualsiasi cosa ci sia qua dentro per 0 fa 0. In 0, x alla seconda per seno di 1 su x è un infinitesimo. Di che ordine è? Mi verrebbe da dire x alla seconda. Proviamo. I 2x alla seconda li semplifico, e mi ritrovo col limite per x tende a 0 di 1 su x. Questo non esiste. Non è un numero. La funzione un seno su x è limitata, ma non converge. Quindi x alla seconda è l'infinitesimo, x alla seconda per seno di 1 su x è un infinitesimo, ma i due infinitesimi non sono confrontabili. È più chiaro? Non è sempre detto che riesco a confrontare l'infinitesimo. Se cambio il denominatore, se qui mettessi x alla 1, x e basta, cosa avrei? Il limite diventa 0, no? Perché x alla seconda diviso x fa x e x per seno di 1 su x fa 0. Quindi x alla seconda per seno di 1 su x è un infinitesimo di ordine superiore a 1, ma non è 2. Se metto x alla terza qua sotto diverge, la stessa ragione, quindi non è, è superiore a 1, è inferiore a 3, ma non è 2. Nasce dal fatto che se non dice una funzione che è 0 è limitata ma non è convergente, quindi non potrà scendere neanche qui. Ok, è tutto chiaro? No. Se posso velocissimamente facciamo un esempio, io volevo mostrare che lo stesso analogo confronto si può fare con gli infiniti. Vale lo stesso criterio quando le funzioni divergono. Mi spiego meglio. Se in x con 0 la funzione ha limite infinito, non importa se più o meno, basta che sia infinito, dico che in x con 0 la funzione diverge, cioè in x con 0 ha un infinito. In alcuni testi dice che in, si usa dire anche che in x con 0 ha un polo. Un infinito di che tipo? Gli infiniti sono di tantissimi tipi. Come ho visto per gli infinitesimi, gli infiniti si confrontano nello stesso modo. Se ho due funzioni infinite, questa è g di x, anche questa è divergente di x con 0, come prima, se faccio il rapporto f di x fratto g di x, e il rapporto converge a un numero finito, non nullo, allora ho infiniti dello stesso ordine.
Ok? Se invece f di x fratto g di x ha come limite infinito, allora f di x è di ordine superiore a g di x, perché diverge più rapidamente. Se f di x fratto g di x è un numero 0, allora g di x è un infinito di ordine superiore. Ok? È tutto chiaro? Pensate che l'ho scritto. Se il limite per x che tende a x con 0, se è un numero, potrebbe anche essere x tende a infinito, basta che il comportamento sia lo stesso. F di x, g di x, questo è k diverso da 0, f e g, stesso ordine. Sono infiniti dello stesso ordine in x con 0. Ordine di infiniti. Se invece il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x vale infinito, allora f è infinito di ordine superiore a g. F di x diverge più rapidamente. Prego. F di x, sì, scusami, è un infinito, oppure se volete dire è una funzione che diverge con un ordine superiore a g di x. Se invece il limite è nullo, f di x fratto g di x 0, allora f di x è un infinito di ordine inferiore a g. Se invece il limite non esiste, gli infiniti non sono confrontabili. La funzione campione è una funzione di riferimento, che l'infinito è fratto x con x con 0 la n. Questo in x con 0 è un infinito di ordine n. È un gergo che serve per classificare il modo in cui le funzioni o vanno a zero o divergono. Quando si possono classificare, perché esistono casi in cui non si possono classificare, cioè quando gli infiniti o gli infinitesimi non sono confrontabili. D'accordo? A che ora sono, scusate? Oh, ci fermiamo qua. La prossima volta vediamo le funzioni continue, quello che si può fare.